Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. La guerra fredda del virus, insomma la corsa al vaccino tra USA, Russia e Cina. Lo storico Teodori dice: ieri era lo spazio, oggi è questa la nuova frontiera. In un'intervista al Fatto.it l'ex deputato dei radicali, esperto di storia americana, analizza il nuovo campo di battaglia internazionale tra le principali potenze mondiali. Ha detto: stanno trasformando un dramma come il coronavirus in una guerra di propaganda per dimostrare al mondo chi è il più forte. Zingaretti chiede garanzie per il sì del PD al taglio dei parlamentari, maggioranza lo faccia coincidere con le modifiche ai regolamenti. Il segretario Dem annuncia una direzione a giorni per stabilire l'orientamento del partito al referendum del 20 e 21 settembre. Ha detto: confido che il presidente Conte e l'intera maggioranza capiscano che è un tema da affrontare. Noi abbiamo deciso un anno fa di procedere al taglio e parallelamente a fare modifiche regolamentari per rafforzare questo aspetto. Tagliare il costo del lavoro per spingere la crescita è una ricetta sbagliata. Solo con salari alti un paese diventa più produttivo. Ieri il nuovo NIET del presidente di Confindustria ha di incrementi delle buste paga, ma affinché la gente viene pagata poco, le aziende si adagiano su produzioni a basso valore aggiunto. L'importanza di un reddito universale di base per sfuggire dalla trappola della precarietà è la tesi sostenuta sia dall'economista Paul De Grow che dall'editorialista del Financial Times Martin Samdu. Elezioni USA, Trump attacca i democratici, ha detto: nel 2016 ci hanno spiati, ora usano la truffa del voto per posta. Arriva a Charlotte, in North Carolina, e parla davanti ai 336 delegati che hanno votato a nome di tutti per confermare la sua nomination in una convention a ranghi ridotti causa pandemia. Parla di queste elezioni come delle più importanti della nostra storia e su Biden dice: la Cina ci controllerà se vince. Scuola a caos sulle nomine in ruolo, il sindacato Gilda dice: tempi stretti e problemi informatici. Il ministero dice: tutto digitale, ora niente più code. E scontro tra il ministero dell'istruzione e il sindacato Gilda sulla questione delle nomine in ruolo. Da una parte il coordinatore nazionale Rino Di Meglio denuncia gravi problemi creati dai tempi stretti e dall'applicazione del nuovo sistema informatico. Dall'altra, gli uffici di Viale Trastevere difendono la digitalizzazione delle procedure pur ammettendo qualche problema tecnico. Di fatto sono sparite le code, le estenuanti attese e i litigi davanti agli uffici scolastici territoriali, dove ogni anno si registrava il triste rito delle nomine sotto il sole di agosto. Notizie da Napoli e dalla Campania: elezioni comunali a Marigliano, pasticcio 5 Stelle, la lista resta fuori dalla competizione, si va al voto senza il Movimento 5 Stelle e tra clamorosi cambi di casacca, appunto, la lista dei pentastellati non potrà concorrere per le elezioni comunali, è stata ricusata dalla sottocommissione elettorale circondariale. Collegio composto da Massimo De Stefano, Edoardo Capone e Salvatore Chietti ha bocciato l'elenco per gravi vizi di forma che non possono essere sanati. È stato riscontrato che sugli 8 elenchi contenenti i 124 sottoscrittori della lista pentastellata non era stata apposta la prescritta autentica. Inoltre gli elenchi erano privi del relativo contrassegno di lista. Muore d'infarto dopo un litigio, scatta l'inchiesta nel napoletano, litiga con un turista suo vicino di casa, poi accusa un malore e muore. È stata aperta un'inchiesta sulla morte di Emanuele Coccia, ingegnere in pensione 72enne di Castellammare di Stabia e da anni residente ad Agerola. L'episodio si è verificato nella giornata di domenica, quando il personale del 118 è stato chiamato ad intervenire per prestare i soccorsi ad un anziano in un appartamento di via Coppola nei pressi di Piazza Generale abitabile nella frazione agerolese di San Lazzaro. Notizie dalla Puglia.
Coronavirus bollettino, la Puglia con 20 di ieri, 46 nuovi casi, salgono nuovamente i nuovi casi di coronavirus in Puglia, sono 46 contagi registrati secondo il bollettino del 24 agosto a fronte di soli 1068 test effettuati. I nuovi casi Covid sono suddivisi 30 in provincia di Bari, 10 nella BAT, 3 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto. Terza serata del B-Fest in Piazza Libertà, le atmosfere dark e thriller d'Irlanda con Roseplay Julie. Prosegue a Bari l'11ª edizione del B-Fest con la terza giornata di proiezioni, appuntamenti che si snodano tra Castello Svevo, Teatro Piccinni, Margherita e l'Arena all'aperto di Piazza Libertà. Notizie da Treviso e dal Veneto. Lutto nella sanità trevigiana, muore il neurologo Di Stefano, rientrato dall'Albania, era ricoverato nel reparto di malattie infettive al Cafoncello. Il direttore generale Benazzi ha detto che è un grande medico. Impennate, niente caschi e cellulari, bufera sul corteo di matrimonio del consigliere di Cimadolmo, Maurizio Facchin, scortato dagli amici per andare a sposarsi. C'è il video sui social, la polizia locale apre un'inchiesta. Sagre e offerte KO SOS della Chiesa per le parrocchie, nella Marca saltano 4 milioni, il Covid taglia i fondi per lavori, materne, opere e solidarietà. Preoccupazione nelle canoniche, i parroci dicono bilanci da rivedere. È morto a 60 anni Don Lucio della Fontana, parroco a Tarso e San Paolo. Da un anno si era trasferito a Grottaferrata, è mancato probabilmente per problematiche legate al diabete. Scuola, la lettera dei prof di Treviso che dicono sdoppiare le classi con più di 20 studenti. Lo propone un gruppo di insegnanti delle scuole primarie di Treviso alle autorità politiche competenti per i rispettivi ambiti. E adesso passiamo alle notizie del Friuli Venezia Giulia, ma diamo subito la parola alla nostra corrispondente Sabrina Ciccotti. Conto alla rovescia per l'avvio della 21ª edizione di Pordenone Legge 2020 dal 16 al 20 settembre. È un riferimento primario per le anteprime e le novità editoriali, con 120 appuntamenti organizzati fra il centro di Pordenone e i 7 comuni della provincia, con oltre 250 protagonisti, una trentina di novità tra romanzi e saggi di autori italiani e internazionali. Dal 24 agosto sarà possibile confermare i codici attribuiti agli amici di Pordenone Legge tramite il sito www.pordenonelegge.it. Dal 7 settembre verrà aperta una sezione per le prenotazioni libere al pubblico, proprio in questa particolare edizione che non prevederà le code davanti ai luoghi di incontro, ma un accesso vincolato alle prenotazioni. Altro importante appuntamento letterario, atteso sempre nel mese di settembre, a Udine, sarà il riconoscimento al vincitore del premio internazionale Terzano Terzani. Finalista per questa 16ª edizione lo scrittore Amin Malouf, scrittore franco-libanese, con il libro Il naufrago delle civiltà, che sarà premiato il 27 settembre nella ex chiesa di San Francesco a Udine alle ore 21, nel corso di una serata evento del festival Vicino Lontano. Malouf, con lo sguardo lucido dello storico, in questo suo libro si interroga sull'origine della tragedia araba, facendo emergere le responsabilità e gli interessi del mondo occidentale. Invita l'intera umanità ad imboccare la strada della solidarietà prima che sia troppo tardi. È tutto, Sabrina Ciccotti per Radio Science. Bene cari amici, riprendiamo con le altre notizie sempre dal Friuli Venezia Giulia. Al Leopardi Maiorana di Pordenone, insomma, ci sono i banchi a rotelle. Dal 1 settembre tornano in classe gli alunni per i corsi di recupero e potenziamento formativo. 1200 studenti pronti al ritorno in classe sono i ragazzi matricole escluse dal liceo Leopardi Maiorana di Pordenone che dal 1 settembre, seppur alternati, torneranno in aula
dopo 193 giorni percorsi di recupero o potenziamento formativo. L'ultima volta in aula quando è stato? Era stato il 21 febbraio. Una scelta quella della scuola che sarà una prova generale per la vera ripartenza a metà mese. Scuola, rimandato lo screening sierologico. In Friuli Venezia Giulia non è ancora partita la campagna per testare il personale docente e non. I medici attendono istruzioni dalle aziende sanitarie. Non sono ancora partiti i test sierologici per le scuole che appunto dal 7 settembre dovrebbero offrire un quadro sullo stato di salute del personale in vista della ripartenza delle lezioni in classe. L'auto si ribalta, due persone ferite. L'incidente si è verificato intorno alle 19 in località Sant'Andrea lungo via Pedrina nel comune di Pasiano di Pordenone. Un incidente appunto ieri sera poco dopo le 19 in località Sant'Andrea lungo via Pedrina nel comune di Pasiano di Pordenone. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Sacile che sono intervenuti per i rilievi e la viabilità, il conducente di una vettura ha perso il controllo e si è ribaltato rimanendo incastrato. Pradamano, individuati 50 migranti in pieno giorno, carabinieri e polizia locale hanno dovuto bloccare le strade per riuscire a intercettare il folto gruppo di stranieri. Un nuovo rintraccio di migranti in pieno giorno intorno alle 16.30 tra Pradamano e Lovaria. Il gruppo, una cinquantina di persone, camminava in mezzo alla strada e alle vetture ed è stato segnalato alle forze dell'ordine da diversi automobilisti in transito. Tamponi in corso ai 463 ospiti dell'ex Caverzarani. Se non risulteranno nuove positività scadrà la zona rossa e i cancelli della struttura torneranno ad aprirsi. Atteso per domani l'esito dei tamponi appunto per i 463 migranti ospiti dell'ex caserma Caverzarani di Udine che a seguito di alcuni casi di positività è stata dichiarata zona rossa con presidio 24 ore su 24 del perimetro appunto per impedire entrate ed uscite. Cari amici, con questo è tutto, termina qui questa edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.